Benvenuti Lupetti nel 12° episodio di Kirby Star Allies. Nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di livelli, tra cui affrontato Iggy Woods e Wispy Woods per la seconda volta in Luna Autunno. Poi abbiamo fatto il primo livello del secondo pianeta, quindi il pianeta Hydro. E poi abbiamo fatto pianeta Extra Alpha. Oggi faremo due livelli che saranno Luna Marina e poi faremo pianeta Caverna. Direi proprio di iniziare con Luna Marina e affrontando due boss. Come avete potuto vedere, ho spento il gioco, quindi c'è solo Meta Knight che ho aggiunto prima off camera. Non so se ho mai letto l'abilità parasole. Usa per attaccare con l'acqua o col planare dell'aria. Apri lo console e proteggi i tuoi amici dai diluvi o dalle cascate. State insieme sotto lo stesso ombrello, è una delle cose più dolci che ci siano. Queste sono le mosse. L'ombrello, ricordo che come la spada si può usare sott'acqua, l'ho appena perso. Ok, potrebbe essere un piccolo problema solo perché ho le bolle e non ho la spada. Allora, così. Ok, abbiamo già anche il tassello iride. Ok, benissimo. Ma tanto perché posso, tu vieni a me. Ne prendiamo due. Così almeno la spada la posso usare sott'acqua, sperando di non perderla come il parasole. E siamo già dal boss? Così velocemente? Wow! Il fatto è che non... Nel senso, ho un cuoco Kawasaki, ci può stare. E ci prendiamo due spadaccini. Dai, respawna. Ancora una volta. Ok, no, siamo a posto. Anche se c'era l'abilità bastone. E l'abilità bastone qua sarebbe stata veramente molto utile, quindi. Via. Allora, bastone. Sgocciolo. Al posto di Kawasaki. E... prendiamo il potenziamento acqua tutti. Ok. Era così. Ok. Rimane per un po' attiva la tormenta. Inizia la battaglia proprio contro coppia preziosa, Oreo e Argent. Ok. Seconda fase, che la preferisco confronto alla prima, così abbiamo anche un pochettino di più di spazio. Distruggiamo qua per aprire un varco.
Ok, dovremmo quasi aver finito. Meta Knight resisti. Chi è morto? Sharper Knight. Ok, rianima. Ok, Orio è andato, anche se ho più Argent. Che dovremo sconfiggerlo con questa volta o la prossima. Vediamo se riesco a fare qualcosa col bastone. No, e dov'è? E lì va direttamente. Ok, boom. Sharper Knight ha finito. E la descrizione che mi dimentico sempre. Questa brillante coppia si è insediata su una remota isola persa nello spazio e attacca chiunque osi avvicinarsi al proprio territorio con una ferocia che scaturisce da tutto il pelo. Ok, quindi sono molto positivo che lo finiamo in questo episodio, questo quadro qua. E finiamo con i tasselli Iride, il Kirby Adventure Wii, che spero sia il prossimo che completeremo. Perché fidatevi, è stupendo da vedere. Ok, sblocchiamo il passaggio direttamente per il mondo, il pianeta numero 3. Anche se potremmo già andare prima senza sbloccarlo, però bisogna farlo. Iniziamo Pianeta Caverna. Che questo livello, dalla foto, mi sembra di ricordarlo, non è neanche tanto complesso, anzi, è anche un meccanismo molto divertente. Allora, come non detto, volevo scegliere un personaggio. Ok, possiamo iniziare? Sì, dai. Ok, Dado Pagos. Allora, lo metterei provvisoriamente al posto di Cili, cioè di Sgocciolo, perché voglio vedere un attimo il bastone glaciale. Per fare... com'era? Una cosa del genere, tipo... No, era? Una cosa del... Un attimo. Ok. E prima porta sbloccata, benissimo. Andiamo con la seconda, che dovrebbe essere questa. Allora, questa teniamo per ultimo. Qua c'è un personaggio che ci serve, potrebbe... C'è Vividia, giusto? Potrebbe, se c'è Vividia. Ok, siamo messi piuttosto bene al momento. Ok. Servirebbe solo più bunkers perché, se mi ricordo bene, su questo livello qua ci sono anche dei personaggi qua sopra. E potrebbe essere uno di quelli che ci serve, vero? Eccolo qua. Vieni a me. No? Diventa un potere? E bunker dovrebbe essere... Allora no, qua c'è il Kawasaki. Bunkers deve essere qua. Perché prima prendo il tassello Iride, meglio è.
Appunto, ma anche i mini boss hanno delle descrizioni, no? Ok, meno male, meno quello. Ok, vieni a me. Lo mettiamo al posto di Sharper Knight. E potenzio per più anche... potenzio, ciao. E guarisco per più Meta Knight. Come mi interessa per più avercelo anche per il prossimo episodio. E poi ne approfitto già per dirvi, per chiedervi di mettere un mi piace / non mi piace e a iscrivervi al canale. Ricordo che questa serie esce ogni giorno regolarmente alle 14, alle 15.30 e 17. Ok, Bonker, tocca a te. Perfetto. E Vividi, tocca a te. Ok, un mazzintometo, va più che bene. Un tassello, e adesso dammi pure quello iride. Qui qua sopra. Devo dire che mi mancano solo più due stanze per finire il livello. E sono solo 11 minuti di recitazione. Un po' cortino, però non voglio fare, diciamo, due boss in uno stesso video. Cuoco Kawasaki, vieni qua. Ok, stiamo dietro, dobbiamo riuscire a shottarlo. Perfetto. E vieni. Non mi servi. Ma ci manca solo più Baxi? Giusto? Mi sembra di sì. Perché allora, giustamente bisognava fare una cosa tipo... Meta Knight non doveva avere la spada di acqua, d'acqua. E non dovevo prendere il personaggio lottatore. Perché tipo qua c'è Baxi, quindi diciamo che il gioco in sé vi vuole far usare... Vi dice affrontate le stanze e poi con tutti quei personaggi che trovate... sbloccate il tassello iride. Ma però si può fare come ho fatto io, che si velocizza un pochettino il processo. Prendendolo anche prima. Perché sto un attimo pensando nel senso, allora, Vividia dipinge, Baxi prende, posso dire, cavolo, dallo a me. Ah, West, è un'altra abilità questa, quell'abilità è Western. Un combattente dello spirito indomabile, usa un calcio multiplo oppure scatta per attaccare. Puoi anche affettare nemici e stelle e lanciarli. Watta, afferra i tuoi amici con e lanciali per... Ok, forse è la vocetta, quindi manca forse l'abilità e lottatore da leggere. Che poi alla fine più o meno è la stessa cosa, sì. Sto pensando solo per l'abilità acqua, nel senso Vividia, se non anche un pennello fa aria. E quindi può nel senso... Ah, ok, no, c'è... vero. C'è Dado Pagos, quindi chilli. Noi, diciamo, abbiamo velocizzato molto il processo. Sì, dai. Non c'ho neanche pulsanti in questo pianeta. Ok, perfetto. Questo allora è un dipinto che prende in sé anche mouse attack, quindi top l'attacco per il DS, e sia il labirinto degli specchi. Bello.
È molto bello anche quando finiremo quello di Adventure Sui. Luna Grotta. Allora, lo so che è un video da 15 minuti, magari un po' cortino, però non voglio riaffrontare un altro boss in questo livello, in questo episodio. Per domani sicuramente faremo Luna Grotta e faremo anche il pianeta Bianconeve. Non faremo il livello qua, però qua c'è un pulsante, sì. Quindi non so se faremo questo livello qua, anche. Devo decidere. Quindi, io vi aspetto domani col 13° episodio della serie alle ore 14. Ciao lupetti!